Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Rims Racing e stiamo per affrontare la quarta tappa della Asia Pacific Grand Cup. Come potete vedere, siamo di nuovo in sella alla nostra Kawasaki ZX10R. Noi non ci perdiamo in chiacchiere, saremo alla Great Desert Speedway, se non mi sbaglio. Sì, Great Victoria Desert Road. Noi non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito in gara, ma vi ricordo prima di lasciare like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. E vi lascio in descrizione anche il link di Instagram, Twitch e la mia wishlist di Amazon qualora voleste farmi un regalo. Andiamo subito in pista per vedere come andrà questa gara. E allora ragazzi, siamo arrivati alla gara, no? All'ultima gara, l'epilogo di questo campionato. Non carica, sono qua da un quarto d'ora. Ah, finalmente, buongiorno. Great Victoria Desert Road. Questo è un evento che si potrà ripetere, ma non cercheremo di non ripeterlo. Non compaiono le moto, però mi permette di modificare. Va bene, va bene. Allora, come cambio io ridurrei un attimo, che dite? Oppure lasciamo tutto così. Vabbè, come gomme ovviamente montiamo delle SP. Eccole qua. Per la strada è la morte loro. Ok, gomme nuove messe. L'asfalto è rovinato, come potete vedere, ed è molto molto caldo, quindi cerchiamo di non strafare, soprattutto nelle prime fasi. E soprattutto cerchiamo di non stenderci alla prima curva. Andiamo in gara, dai! Svegliamo sta Kawasaki, partita bene! Partita benissimo! Questa prima gara, quest'ultima gara dell'Asia Pacific Grand Cup. Siamo già in testa, mamma mia, come va sta Kawasaki! Velocità di punta non tanta, frena. Staccatona, un pochino largo. Molto bene la prima fase, occhio qui. Questi curvoni ingannevoli. Occhio qua che c'è una staccata cieca subito dopo questa curva, questa chicane, destra-sinistra. Poi c'è uno scollino, bisogna iniziare a frenare prima perché qua si scompone la moto. Benissimo, benissimo. Subito la seconda per avere un pochino più trazione. Senti come accelera la nostra Kawasaki, sesta marcia, 270 all'ora, curvone verso sinistra, leggermente largo. Benissimo, benissimo. Siamo a più di metà gara e siamo ancora in prima posizione. Comunque ragazzi, questo sarà effettivamente l'ultimo campionato su Rims, un po' perché comunque il gioco è invecchiato ormai e non è più molto seguito, un po' perché mi prende un po' male giocarci perché è un po' troppo realistico. Preferirei giocare a qualcosa tipo MotoGP, ecco, se ce l'avessi, però vabbè, non è detto che non me lo compri. E anche un po' perché non escono aggiornamenti appunto su sto gioco da una vita. Quindi ecco perché dicevo che è invecchiato per terra. Mannaggia. Mannaggia. Vai, 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 vai. Accelera. Scusi lei. La risupero. Le passo pure attraverso. Concentriamoci, ragazzi. Non pensiamo alle cazzate. Scivolatina con la nostra Kawasaki. Ci sta però. Su Jean Leblanc con la Ducati sempre, fedelissimo Jean Leblanc alla Ducati. Vediamo se riusciamo a superarlo nelle ultime fasi. È andato un pochino largo, ma può darsi che esca meglio. Siamo entrati male qui. Vediamo, vediamo.
È uscito male, è uscito male, lo prendiamo e andiamo a vincere questa gara. Mamma mia, che rimonta, 4 decimi di vantaggio tra l'altro su Jean Leblanc. Va bene, va benissimo. Vi dicevo ragazzi, questa sarà l'ultima stagione che vi porterò sul canale, anche perché sto giocando ad altro obiettivamente in questo periodo. E va bene, intanto questo campionato l'abbiamo portato a termine. Adesso andiamo a togliere i pezzi usurati, a mettere quelli nuovi. Appena carico, ovviamente. Allora, la prossima gara è a carretera della Sun & Sun Cup che mi sto facendo da solo. Quindi bene così. E allora, officina, pastiglie posteriori, ma insomma, non serve tantissimo. Andiamo più che altro a togliere le gomme, come al solito, a mettere le gomme, tra virgolette, da trasporto, quelle che restano lì in attesa di essere usate poi. Dispiace un po' che abbiano abbandonato questo progetto perché era molto interessante. Tra l'altro, da quello che ho sentito, si stanno dedicando ad altri progetti racing, alla Race World, che adesso è diventato NACON Italia. Anche non racing, ecco, quindi sono diventati dei game designer a tutto tondo. Un po' mi dispiace perché andavano un po' contro alle canoniche tipologie portate da Milestone, dando un po' più di realismo al tutto. Vabbè, pazienza. Va bene ragazzi, allora io vi lascio qui, vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Mi raccomando, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Noi ci vediamo al prossimo video e vi lascio in descrizione anche il mio link di Instagram, il link della wishlist di Amazon qualora voleste farmi un regalo e anche quello di Twitch. Vi do un abbraccio, un bacione, ciao a tutti!